Caro professor Cataldi, buona Pasqua a nome mio e dell'Associazione Villa Piana Borgo Attivo. Tutti i soci si uniscono a me e seguiranno anche gli auguri del Comitato Direttivo, quale attestato di stima e anche di affetto e di gratitudine per tutto ciò che ha fatto per Villa Piana, per i suoi cittadini, per le generazioni che ha educato e ispirato al bello, all'arte. Di questo siamo tutti riconoscenti e penso appunto di interpretare non solo quindi il mio affetto e il mio pensiero, ma quello di cittadini di Villa Piana e di augurarle buona Pasqua e auguri anche per la sua salute. Carissimo professore Cataldi, anche se in modo virtuale, non voglio farvi mancare i miei auguri personali insieme a quelli di tutta l'associazione Il Borgo di Setea. Oltre a farvi gli auguri, dovrei ringraziarvi di molte cose. Per esempio dei disegni che mi avete fatto e portato fino a casa personalmente. Delle foto che, mi sento un privilegiato, mi è stato concesso farvi in diversi momenti creativi. Dovrei ringraziarvi per questo e tanto altro ancora, ma non lo faccio, non adesso, non così. Grazie ve lo dirò quando avremo concluso tutti i progetti di cui abbiamo parlato. Per adesso vi auguro una serena e santa Pasqua insieme ad una pronta guarigione e faccio gli auguri anche alla signora Teresa, la vostra cara moglie e nonché a tutti i vostri cari. A presto, arrivederci. Un saluto a tutti. Oggi siamo qui per salutare il maestro Giovanni Cataldi, per riuscire a raccontare la sua figura. Non è un aspetto molto semplice, però io voglio farlo insieme a voi facendo riferimento su tre aspetti che io ho notato rispetto alla sua ricerca. I tre aspetti sono il gesto, la forma e il linguaggio. Per quanto riguarda il gesto, io per fortuna posso appellarmi a dei ricordi reali che ormai hanno quasi 30 anni, che risalgono al periodo che io frequentavo le scuole elementari. Ed è stato il momento che io ho conosciuto il professore Cataldi. Lui, attraverso il gesto che lasciava compiere a tutti noi ragazzi che studiavamo alle scuole elementari, ha voluto imprimere un ricordo fortissimo, poi per me è stato ancora più acuto in quanto poi anch'io mi sono dedicato all'arte, ad ogni ragazzino il concetto della bellezza, ma non un concetto astratto, ma un concetto reale, quindi ad ogni ragazzino ha dato questa grandissima opportunità di avvicinarsi come attore principale alla costruzione della bellezza, tracciando un semplice pennellata di colore, piuttosto che posizionando un tassello in uno dei suoi meravigliosi mosaici che ha lasciato nella scuola dove lui è stato anche insegnante. Il secondo aspetto, invece, legato alla figura, alla forma, alla figura, è nel suo caso, nella sua ricerca, è legata alla figura femminile, raccontata attraverso la sua poliedricità artistica, sia come figura iconica, ricordando la donna sibarita, che come la figura femminile in maniera sensuale, con dei dipinti che ricordano un po' le forme modigliani, e infine anche gli aspetti della donna lavoratrice, che per quanto oggi è un aspetto, diciamo, normale, nel periodo che lui le raccontava era di un impatto contemporaneo enorme. L'ultimo aspetto che voglio raccontarvi, saluto anche l'immensità della ricerca di Giovanni Cataldi, il linguaggio. La sua altissimissima ricerca, stiamo parlando di una ricerca di quasi 50 anni, è legata all'alfabetizzazione. Lui, attraverso dei segni, è riuscito a creare un alfabeto primordiale. Questo è importantissimo, primordiale sia nel segno stesso, perché sono dei simboli,
ma anche perché ci riporta a quei suoni che permetteva all'uomo a comunicare. Attraverso la comunicazione, quindi, si crea il senso della comunità. Questa è una ricerca importantissima che arriva nella sua età, è dovuta sicuramente alla sua saggezza, ma è anche un incontro a ritrosi. Quindi ci riportiamo alle origini, raccontando attraverso dei segni il linguaggio universale che è l'arte stessa. Quindi un saluto ancora a tutti, alla famiglia e a tutti, auguri di buona Pasqua. In qualità di segretario dell'Associazione Villa Piana Borgattino e mio personale, ringrazio l'artista Giovanni Cataldi, professor Cataldi, per la collaborazione avuta con l'associazione, sperando in un futuro prossimo di continuare questa collaborazione. Auguro una serena e felice Pasqua a lei e alla sua famiglia. Allora, caro Giovanni, mi è facile darti gli auguri di Pasqua per il semplice fatto che nella tua vita e nella tua opera è sempre presente questo senso di rinnovamento, di passaggio e di ricerca per la terra promessa. Difatti la tua opera ha una cifra, possiamo dire, religiosa e profetica, nel senso che è alla ricerca dell'assoluto, utilizzando le forme più comuni, anche più povere, a contatto della natura, e nell'espressione più varia, tu che sei pittore, scultore e scrittore. Mi viene in mente qualcosa che riguarda la religiosità, per poter dire di te, come uomo e come artista. Nella liturgia del mondo albanese, quindi del rito greco, Cristo risorge non la domenica, ma il sabato, e c'è un andare silenzioso alla fonda muta, quindi silenziosa, per poter bere e così sciogliere il canto del Cristo che risorge. Allora, gli auguri che ti faccio è che tu possa continuare nella tua vita, nella tua opera, questa linea morbida, rutilante della tua arte, questa forma leggera, nello stesso tempo che sa vedere i problemi, sa anche attualizzare il mito, come fatto con il mito greco, il mito di Sibari, che sa anche dare una funzione pedagogica alla stessa arte, e quindi continuare con noi nella vita e nell'arte questo esempio e questo rinnovamento e questa spinta a Villa Piana e l'Altione, tu che appartieni a Villa Piana e al Bastione di Trebisacci. Auguri. Caro Giovanni, non potevo mancare all'omaggio augurale che Oreste con l'Associazione del Borgattivo ha pensato di riservarti per testimoniare e per trasferirti il calore degli amici che ti vogliono bene e che ti stimano. In questa giornata speciale che è la Santa Pasqua e in un momento particolare per te. Pasqua, come sai, è un momento di riflessione, di conversione, di risurrezione in noi, perché rappresenta il passaggio dal male al bene e soprattutto deve portare in noi la testimonianza della pace e dell'amore verso il prossimo. Sono dei valori questi che dentro di te sono sempre stati vivi, in quanto tu sei un cristiano, e sono valori che hai trasferito nella società, nell'arte e nella tua famiglia. Ho imparato ad apprezzarti in questi momenti difficili in cui tu sei isolato per la malattia, apprezzare ancora di più l'amore che hai per l'arte. Vederti dopo 2 giorni di grande sofferenza, in cui sembrava che tutto fosse finito, riprenderti e prendere il pennello per dipingere
dipingere il bastione, oppure il pondile, oppure un paesaggio di Villapiane, oppure il girasole, o qualcosa che ricordava la tua famiglia, è veramente stato molto emozionante. Questo dimostra quanto sia grande l'amore per te, e quando, per te, per l'arte, e quanto sia grande l'amore per certi valori che hai trasferito alla tua famiglia, che in questi giorni ti sta veramente di grande supporto. Voglio augurarti, con tutto l'affetto che ho con te verso da tanti anni, voglio augurarti che questa Pasqua dia in te la pace e la forza per affrontare i momenti più difficili che dovrai affrontare, ma soprattutto di superarli, augurando che il Signore possa rendere ancora più lieve il peso della sofferenza e il peso della croce che stai portando avanti. Ti vogliamo tutti bene, e sai molto bene che le restrizioni impediscono a molte persone di venirti a trovare, e perciò si è pensato di farti questo augurio in streaming. Grazie ad Oreste per l'invito, auguri a te e a tutta la famiglia. A nome mio e dell'amica Dina Staffa, auguri di buona Pasqua al maestro Cataldi, le cui opere ho potuto ammirare in loco qualche anno fa. E auguri anche alla moglie, ricordando che a fianco di un grande uomo c'è sempre una grande donna. Con gli artisti venuti da fuori, anche con quelli di Villapiana, è qualcosa di molto interessante e va incoraggiato, perché voi giovani siete la speranza nostra, perché potete portare Villapiana ai livelli nuovi. E quindi, pensando a questi giovani artisti, io dico che gli artisti veri, non i pittori, che pittori è un'altra cosa, gli artisti veri sono degli spiriti eletti che vanno alla ricerca costante della bellezza che consola l'umanità. Tant'è che si dice spesso che in un mondo corrotto come adesso, quello che aiuterà e salverà il mondo è proprio la bellezza. Se non sbaglio, per quest'ultima frase, mi ricordo averla letta nella Vita di Dostoevskij, se non sbaglio, io la ripeto spesso.